Programma di governo per la legislatura. Incarichi nell'ufficio di presidenza. Banca dati, resoconti d'aula. I martiri del Col dell'Is. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito l'8 luglio per l'illustrazione da parte del Presidente della Giunta regionale del programma di governo per la legislatura, cui è seguito l'ampio dibattito con l'intervento di tutte le forze politiche. In primo piano. Il lavoro sarà l'alfa e l'omega della nostra legislatura. Questa è la parola d'ordine lanciata dal Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino nella seduta dell'8 luglio del Consiglio regionale, dedicata all'illustrazione del programma di governo del nuovo esecutivo. Alla comunicazione è seguito l'ampio dibattito con l'intervento di esponenti di tutti i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza ha ripartito gli incarichi al proprio interno. Il presidente Mauro Laus presiede le commissioni nomine e regolamento e il comitato regionale di solidarietà. Il vicepresidente Nino Boeti è delegato al comitato resistenza e costituzione e ai rapporti con la presidenza dell'associazione ex consiglieri. La vicepresidente Daniela Ruffino è delegata alla consulta europea con la consigliera Angela Motta e al rapporto con la presidenza delle consulte femminile e delle elette. Il consigliere Alessandro Benvenuto è delegato alla consulta dei giovani e il consigliere Gabriele Molinari all'osservatorio sul fenomeno dell'usura. L'informazione e le relazioni esterne sono assegnate al presidente Laus con i vicepresidenti Boeti e Ruffino e la consigliera Motta. Pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale i testi dei resoconti di tutte le sedute consiliari, a partire da quelle della prima legislatura. Tra i servizi offerti dalla nuova banca dati, la possibilità di effettuare ricerche testuali con nomi di persona, grandi argomenti, parole specifiche, date delle sedute. Il testo di ogni seduta è inoltre scaricabile in formato PDF.